soddisfatto comunque di riuscire a fare questa tappa qui a Ravenna? Certo, certo. Poi con la collaborazione della locomotiva è anche un piacere, perché dai, ormai abbiamo stretto una collaborazione che va avanti già da alcuni anni e speriamo di continuare, dai. L'unione fa la forza. L'unione fa la forza, sì, esatto. Trate già da un po' di tempo, ci date esempio. Francesco Tondini, presidente della locomotiva. Sì, infatti ha detto giustamente Celestino che questa è una collaborazione nata già da qualche anno. Ci ricordiamo, vi ricordo quando è nata durante il Covid, che cercavamo una zona protetta dove ci potesse tenere separati i genitori dai bambini e dagli atleti, e la cosa che mi è venuta in mente subito è di chiedere con Celestino per fare una tappa delle Promesse di Romagna al campo d'atletica Marina di Ravenna. Questa gara di oggi si sarebbe dovuta svolgere al campo di atletica, poi abbiamo di comune accordo giustamente pensato di rinviarla perché cadeva in un weekend purtroppo molto doloroso, perché c'è stata l'alluvione che ha ritoccato di nuovo la nostra zona. Non ci sembrava il caso di fare un momento seppur di divertimento, ma in quel periodo non ci sembrava il caso di farlo, e quindi l'abbiamo recuperata qui al Parco Teodorico. A ieri sera avevamo già 95 preiscrizioni. Quando dovevamo cercare una data possibile di recupero abbiamo contattato Gabriele Tagliati, presidente di WISP Ravenna e Lugo, e abbiamo proposto di agganciarci a questa manifestazione che in qualche modo cerca di sensibilizzare al contrasto al gioco d'azzardo, e penso che sia soprattutto, noi ci rivolgiamo a dei bambini e a dei ragazzi, purtroppo sappiamo tutti che le ludopatie sono il male del secolo, perché soprattutto nella fascia dei ragazzi sappiamo che tanti ragazzi purtroppo cadono in questa dipendenza, che è una dipendenza a tutti gli effetti, e quindi ci è sembrato giusto anche legarci a questa manifestazione. Questo mausoleo che un po' tutti ci invidiano in tutto il mondo, e questa città di Ravenna che ci ospita aprendo le proprie braccia, insomma, Cele, Marina di Ravenna è città di Ravenna. Beh, direi di sì, dai. Sono quei siti dove diciamo che viene naturale fare queste cose qui, queste organizzazioni di qualsiasi tipo, poi non solo gare di podistiche, ma anche ritrovi di qualsiasi natura, ecco. E oggi si conclude il 31esimo campionato delle Promesse di Romagna per quest'anno. Cotignola, come abbiamo già detto, hanno deciso di annullare per ovvie ragioni, ovvi motivi, e quindi questa è l'ultima gara. Il regolamento è leggermente cambiato perché non saranno più 14 prove ma 13, e quindi cambia anche un po' la logica del punteggio minimo. Quindi il punteggio minimo verrà fatto la classifica finale su 11 prove su 13. Il minimo per la categoria E1 per essere premiati sono 5 gare, quindi premieremo tutti i bambini che hanno partecipato a più di 5 gare della categoria E1, e invece per tutte le altre gare abbiamo stabilito 6 prove su 13. Tu che sei una garanzia nel mondo dello sport, nel mondo della parte più tecnica dello sport, quindi di tutte quelle che sono l'abbigliamento, le calzature, ecco, perché sposare le Promesse di Romagna, Dani? Domanda retorica, però insomma. Retorica, però sempre piacevole, perché per me è il futuro, e noi dobbiamo impegnarci nel futuro. Secondo me dobbiamo dare la nostra, e poi dopo ci sono i ragazzi più grandi di tutte le età, che fa sempre piacere. Adesso vedo tanti ragazzi più grandi che portano i loro figli, e diciamo, noi fa molto piacere sostenere questi ragazzi. Allora, ci rivediamo il prossimo anno. Se per me sicuro. Cesare Bernabei, seconda volta che vedo questo bellissimo gazebo, mi ha sottolineato anche Francesco che fate un po' il terzo tempo per i vostri ragazzi, siete la società che in assoluto oggi ha più iscritti, mi diceva. Allora, siamo la società che ha più iscritti, non lo so, però noi crediamo molto nel terzo tempo, e quindi quando l'abbiamo proposto con i nostri corsisti hanno accettato, e la cosa bella è che non ci abbiamo messo tanto a organizzare questo evento, una decina di giorni, ho scritto nelle chat, e i genitori li hanno trovati accompagnati. Quindi date un po' l'esempio. Allora, prendiamo esempio intanto da questo, dall'Atletica Imola, e lo dico
molto sinceramente, credo che sia un bel esempio di socializzazione per i ragazzi, perché si può sfruttare anche il pomeriggio, insomma, per farli divertire. Sì, diciamo che noi il nostro scopo è lo sport di base. Lo sport di base è quello di farli socializzare come maschi e femmine. Nel frattempo stanno divertendosi proprio qui dietro le nostre spalle, si stanno divertendo a giocare nascondino qui tra di noi, cioè voglio dire. Sì, sì, no, infatti stanno correndo più adesso e dopo sicuramente non correranno, però non è un problema, tanto la merenda c'è per tutti, la medaglia c'è per tutti, la premiazione c'è per tutti e tutti quanti sono, cioè è quello che a noi ci interessa, la socializzazione. Poi con l'andare del tempo nel salire nelle categorie si va a perfezionare ognuno quello che si sente di fare, però per il momento sono tutti quanti i nostri campioni e i genitori hanno accompagnato. Quando abbiamo proposto questa cosa qui l'evento è andato, perché comunque ci saranno una cinquantina grosso modo di bambini accompagnati dai genitori e saremo un centinaio di genitori grosso modo. Sto vedendo la mia vecchia conoscenza delle promesse di Romagna, Ale, vieni qua da me. Lui correva tanti anni fa assieme ad una compagna di viaggio inseparabile per quanto riguarda Ale, che era Ansia. L'abbiamo lasciata a casa, ho visto che finalmente... Ale, sei un esempio anche un po' per tutti i ragazzi, tu corri con i tuoi tempi e succede nulla? No, l'importante è correre e finirla correndo. E il mio obiettivo è finirla correndo senza camminare, poi dopo pian pianino si va avanti e si cercherà di avanzare di posizioni, però per ora il mio obiettivo è quello. È uno spettacolo, Ale. Senti una cosa, ma che cosa vuoi fare tu da grande? Allora, da grande il mio sogno è fare l'atleta. No, il pilota di auto da corsa. E però sono consapevole che è molto difficile sotto tanti aspetti. Il vantaggio di stare dentro un gruppo è che oltre a fare la gara hai l'opportunità di fare nuovi amici, ma anche di stare con molti amici e quindi anche divertirti mentre non fai la gara, magari parli, giochi. C'è modo di impegnarsi anche in altre cose e soprattutto di socializzare. Guarda che Margherita vuole scappare, è appena arrivata, voleva scappare. Perché stavi ridendo? Perché mi faceva ridere. È bello ridere, è importante ridere e poi anche il concetto di essere qui alle promesse è divertirsi, vero? Esatto. Tu invece è un pochino che ci siamo già viste. Mi sembra di no. Una nuova entrata, chi sei tu? Io sono Linda Bertucci. Piacere di conoscerti, anche la tua amica è una new entry? Sì. Ti chiami? Lucilla. Oh, ragazze, come vedete questo ambiente delle promesse di Romagna? Purtroppo è l'ultima tappa, ma vi piace? Sì, molto. Tornerete il prossimo anno? Sì. Consiglieresti le promesse di Romagna? Certo, perché è un modo per farsi nuovi amici, socializzare e uscire anche fare attività sportiva e non stare sempre a casa. Un po' da veterano ti chiedo, che cosa cambieresti dentro le promesse di Romagna, tu che sei uno che le corre? C'è qualche cosina che vorresti dare un consiglio agli organizzatori? Io testuali parole gliele riporto, eh. Bah, non saprei perché... Già... Premiazioni? Premiazioni... Cioè... A me piacciono già così, non c'è qualcosa che cambierei nelle promesse di Romagna. È un'attività bella, ti diverti, fai attività sportiva e quindi è qualcosa che secondo me non andrebbe cambiato, è già perfetto così. Io non ho parole, me le hai tolte tutte, complimenti. Evviva l'Atletica Imola! Eh sì, forza Atletica Imola! Ultima tappa delle promesse di Romagna, beh, stringono amicizie i ragazzi, ma le stringiamo anche noi più grandi. Questo è poco ma sicuro, questa è una famiglia di amici, amici con la A maiuscola, che quando è il momento del bisogno ci sono sempre stati e sono stati di una correttezza sempre estrema. Voglio ricordare insieme a loro anche gli amici di Cesena, gli altri amici di Cattolica, però la famiglia... i miei amici di Rimini, però la famiglia di Ivan e Samuela è veramente fantastica, lasciatemelo dire e lasciatemi questo piacere. Già Lucia aveva dovuto abbandonare per forza, ovviamente maggiore dell'età, diventare grande è anche questo, insomma. Luci,
È vero, ma mi piaceva venire lo stesso come sorella, perché non ero sola, avevo fatto amicizie anche quando correvo, quindi ritornare, vedere anche le persone e stare con loro, di fare anche, diciamo, quelli che erano anche, diciamo, chi correva con te, anche se sei dopo, è andata e ritornare con gli altri, riconoscere sempre altre persone. Quanti anni è che venite alle Promesse di Romagna, Ivan? 11. 11 anni? 11 chilometri. E a che ore partite più o meno? Insomma, sempre 2 ore prima della gara? Sì, circa 1 ora e mezza, 2 ore prima della gara. E questo nonostante i turni che tu fai in fabbrica? Sì. Tua moglie invece, insomma, sempre al lavoro anche lei turna con i suoi colleghi? Sì, sempre, per forza. E poi cerchiamo... Però cerco di mettere i turni per fare andare anche lei a correre, perché le piace un sacco. E non solo, perché poi, non solo i turni, ma poi c'è anche Francesca, che è bravissima anche in ginnastica, giusto Francesca? Sì, faccio ginnastica ritmica da 9 anni. Da 9 anni? E sei, so che sei stata anche premiata a livello regionale. Sì. E non solo. Anche nazionale con la squadra. Che lo dicessi tu, perché è una cosa importante. Senti Franci, che cosa ti dispiacerà di più perdere se non gareggiassi il prossimo anno anche tu per raggiunto limite d'età? Sei vecchia, tra virgolette. Gli amici e l'ambiente. E ho visto che proprio adesso era scattata l'amicizia con Sidiridi, o sbaglio? Sì. Le terribili di Monteveglio, che sono simpaticissime tra le altre cose. Tu cosa vuoi fare da grande, Franci? Avere una mia fattoria didattica. Fattoria didattica, ma che bella questa cosa. E tua sorella cosa farà da grande secondo te? La maestra. La maestra? Oh mamma mia, mamma mia. O la psicologa. Che... Ascolta, qualche consiglio da dare in tutti questi anni che hai partecipato alle Promesse di Romagna? Che cosa diresti agli organizzatori? Che devono cercare il più possibile di far divertire i bambini e i ragazzi, per farli appassionare allo sport. Tu sei divertita in questi anni? Sì. Anch'io ti ho disturbato a sufficienza, in tanti anni ci ho provato per 11 anni a fare un'intervista a Francesca, pensate questa sera ci riusciamo, è il 2 di novembre oggi, lo segniamo nel calendario del 2024, io ti ringrazio della soddisfazione perché alla fine ce l'ho fatta dopo, sono stata paziente Facciamo una richiesta ufficiale agli organizzatori che guardano, che magari si organizzano per inserire un'altra categoria il prossimo anno dove tu potrai ancora gareggiare. Un 5 km. Sì. Dai. Sì. Dai. Facciamo questo sforzo, proviamo un bel 5 km perché Samuela si offre volontaria ad accompagnarla ancora per altri anni. Ivan uguale, Lucia viene a fare da supporto e io ti aspetto col microfono, però Francesca, questa è la condizio sine qua non. Ha detto va bene, allora Franci, dammi un 5, complimenti. Questa è una famiglia che ci segue veramente da tanti anni e non ha mai detto A. Complimenti, veramente, siete d'applauso. Che vi faccio io. Questa era l'ultima gara, come abbiamo detto, adesso stiamo lavorando per creare la festa finale e per la data, le location e tutto, gli orari, fate riferimento alla pagina Facebook delle Promesse di Romagna e alle vostre società di riferimento a cui manderemo tutti i vari appuntamenti e tutte le varie comunicazioni. Stefano Finotelli, che è stato la voce di questa giornata, complimenti ancora invece per la combo che è stata tua e di Tondini a Imola, perché era perfetta. Sì, mi dispiace che oggi Francesco fosse super impegnato, perché avrei volentieri diviso con lui questo grande impegno, ma sicuramente un momento divertente, tanti ragazzi, oggi 116 iscritti, un parco meraviglioso a disposizione, è stata una bella esperienza. E dire che sono genitori che escono dalle Promesse di Romagna, che i figli insomma non gareggiano più, però restano come Anna e le sue figlie, la Veronica oramai è un giudice. Mamma organizza all'interno dello staff delle Promesse, poi c'è Bea che si sta già preparando. Sì, Bea ormai le manca proprio solo la divisa, l'anno di età, ma è già in mezzo all'equipe che aiuta e supporta il giudice. Arrivederci a tutti e ci vediamo ovviamente alla serata delle premiazioni, che quando lo sapremo lo comunicherete sulla pagina Facebook, grazie ad Elsa
e che gestisce appunto questa importante comunicazione. Sì, noi teniamo il suspense, adesso vi terremo informati per quando ci saranno le premiazioni del 2024 e poi vi daremo le notizie per il 2025, speriamo in quella serata. Evviva le promesse Romagna! Di Romagna!